Muniti di pettorino e berretto della Polizia Municipale e dotati di carta e penna per segnalare le irregolarità al codice della strada, i piccoli alunni dell'Istituto Savio Alfieri di Secondigliano si sono improvvisati agenti per un giorno. È il percorso conclusivo del progetto sull'educazione stradale e la prevenzione degli incidenti promosso nelle scuole dall'Osservatorio sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del Comune. L'evento, che ha visto la presenza del consigliere Vincenzo Solombrino, presidente dell'Osservatorio Napoli Città Sicura, questa mattina ha coinvolto 40 alunni delle quinte classi della scuola primaria. Abbiamo fatto questo progetto con i bambini di 3 scuole della nostra città, Secondigliano, Miano e San Giovanni Antetucci, dove abbiamo fatto i primi 3 giorni di teoria e oggi stiamo facendo la prova pratica, dove i bambini con le proprie mani constatano, diciamo, le difficoltà che ci sono in questi territori. Quindi sensibilizzare i bambini significa poi avere un futuro migliore per quanto riguarda la vivibilità di questi territori. Accompagnati dagli agenti della polizia locale, che hanno collaborato anche alla formazione in aula, gli studenti sono scesi in strada e sperimentato sul campo l'applicazione delle regole del codice stradale. Al termine la consegna del facsimile di una patente personalizzata. Andare nelle scuole di periferia, cioè zone come Miano, Secondigliano e San Giovanni a Teduccio siamo stati, perché è il nostro pensiero che dobbiamo incominciare dalle scuole. Devo fare dei complimenti a questi bambini nelle periferie che stanno interagendo benissimo e sono molto contenti di vedere le divise a fianco a loro. L'iniziativa rientra tra le campagne annuali promosse dall'Osservatorio per diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro.